Ciao ragazzi, bentornati a Pillole, la serie di video su YouTube più seguita dal pubblico di software italiano. E basta, perché quegli americani non ci siamo ancora arrivati. Oggi ci siamo riproposti di portarvi un video un po' diverso, perché andremo a recensire un oggetto un po' diverso dal solito. Stiamo parlando di una scarpa. Questa però non è una normale scarpa, anche perché di normale ha ben poco, ma è bensì una di quelle scarpe che utilizzano tutte le forze speciali del mondo, comprese quelle italiane, come i lagunari. Ne saprete di più dopo la sigla. Questa scarpa è un Altama, si riconosce come Altama, ed è la stessa compagnia che le produce dal 1969. Sono sempre state presenti nel mercato e sono utilizzate adesso come adesso dai lagunari. Perché vengono utilizzate dai lagunari e che cosa sono i lagunari? I lagunari sono questo. Vi è apparso il coso di Wikipedia. Sostanzialmente sono forze speciali italiane che fanno un sacco di nuoto. Hanno una conformazione, hanno delle caratteristiche che gli permettono di essere indossate nel piede e poi dopo essere infilate all'interno delle pinne. Mi avvicino e vi spiego come mai. Partiamo parlando dei materiali di cui è composta questa bellezza. Troviamo una cordura 1000 denari, la stessa che è usata per fare i tattici da Softair. Troviamo poi una suola in ABS con carro armato in gomma Seal. La gomma Seal è fatta apposta per evitare che andiate a scivolare, ovvero semplicemente fa sì che non andiate a slittare quando dovete camminare o correre da qualche parte. Infatti, quando uno si deve lanciare dall'aereo è questo il materiale che utilizza, in modo tale che non trampi. Allo stesso tempo è una suola che si va ad asciugare molto velocemente per come è stata ragionata e pensata, e vale la stessa cosa anche per questa parte in cordura, per l'appunto, in quanto sembra a un occhio meno attento molto spugnosa, ma in realtà è fatta con questi buchi molto larghi che fanno sì che l'acqua riesca a uscire subito e non vada per forza strizzata. Un'altra cosa incredibile è il plantare che è stato messo qui all'interno. Potete vedere che quella parte lì appunto nera ed è sagomato per il piede, in modo tale da essere incredibilmente comodo, e anche questo non va ad assorbire l'acqua perché è un plantare bello piatto. La parte in gomma l'abbiamo anche qui in punta, che è ovviamente molto apprezzato perché così rimane bella tosta e ammorbidisce gli urti. E un'altra parte molto molto importante sono i lacci piatti. Questo permette di stringere la scarpa molto senza far male al piede, perché questi appunto rimangono belli piatti e soprattutto trattengono un pochino meno l'acqua. Ma la vera feature più importante che la va a differenziare dallo Star, perché lo so che siete tutti nei commenti a dire ah, sono uguali alla scarpa X, è che sono state messe e poste sulla scarpa due fori per l'acqua, appunto perché quando li avete nelle pinne e poi uscite dall'acqua, questa esce subito, non rimane dentro la scarpa a fare il cichi 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 cichi, o quell'effetto che io chiamo pantofola bagnata. I buchi sono posti ovviamente sulla destra e sulla sinistra della scarpa, questo è uno e questo è un altro. Sono ovviamente posti così avanti perché tendenzialmente il piede si alza in questa maniera e quindi l'acqua tende a scanalare di lì, e quando andiamo a schiacciare prima poggia il tallone e poi si poggia tutto il resto che spinge appunto l'acqua fuori dalla scarpa. Personalmente trovo che sia fatta veramente molto bene, è incredibilmente leggera tra l'altro perché appunto è stata ragionata come una scarpa con cui si deve camminare, e però ha uno stile abbastanza classico, cioè non direste che è una scarpa militare, che ha anche il suo vantaggio perché ha delle features molto molto intelligenti, molto belle anche, e che potete andare a indossare senza sembrare degli invasati, un tema che ritorna spesso, un po' come i Loa a mio parere. È veramente fatta molto bene e devo dire che è una scarpa che è veramente potete mettere, se non vi cade, praticamente in qualunque situazione. Fateci sapere cosa ne pensate e soprattutto fateci sapere cosa pensate dell'equipaggiamento militare o dell'abbigliamento militare portato all'interno dell'ambito civile. Bene, se siete interessati a saperne più, trovate tutto linkato in descrizione, potete andare a controllare le particolarità ulteriori di questa scarpa. Ovviamente siamo al Monopoly Software Shop di Reggio Emilia, il negozio che mi sponsorizza e mi permette di fare questi incredibili video. In descrizione trovate anche il mio e l'Instagram del negozio, veniteci a seguire entrambi perché pubblichiamo tanto contenuto aggiuntivo. Qui da Red è tutto e stay scarpa. Sto scherzando. Qui da Red è tutto e stay angry.